in studio, allora ho interrotto Massimo, quindi andrei subito da Massimo Brambati. Io volevo dire che stiamo parlando della Liga, ma la Lega da seguire come esempio è la Premier. La Premier sta veramente 20 anni avanti a noi. La Liga è come diritti televisivi è in riferimento solo a Barcellona e Real Madrid, sono quelle due squadre che spostano gli equilibri a livello di diritti televisivi. La Premier invece è proprio tutta la Lega Premier che sposta tantissimo a livello di diritti televisivi, quindi non è che sono gli stadi che incidono così tanto. Cosa incide tanto è il prodotto televisivo che tu vendi, il prodotto commerciale che tu vendi. E purtroppo bisogna dirlo, il Manchester City, lo stesso United, l'Arsenal, il Chelsea, il Tottenham, sono tutte squadre, secondo me, che hanno un appeal completamente diverso da quello che abbiamo noi come campionato. Quando giocavo io sì che c'era il campionato quello vero, dove gli stranieri venivano in Italia e non era un punto di ripartenza o di lancio, era un punto di arrivo. I vari Maradona, Van Basten, Gullit, Platini, Zico, erano tutti giocatori che rappresentavano i loro paesi a livello mondiale e venivano tutti qua. Oggi non è più così. No, ma questo è sicuro. Però dico, come la Premier League ha superato la Liga e nettamente anche la Serie A, cioè ci sono stati dei cicli, no, nella storia. Adesso se iniziano a lavorare nella giusta direzione, io dicevo semplicemente questa considerazione, se, visto che in Lega sembra la riunione di condominio dove tutti litigano, invece arrivando magari dei proprietari che vengono anche per fare business, che viene vista come una parola brutta, però per fare business vuol dire che tu il prodotto lo vuoi rilanciare. E allora... Sì, ma come lo rilanci il prodotto? Perché io faccio un esempio, lui mi ha parlato Massimo della Liga, no? Intanto quest'anno una fesseria che hanno fatto, si sanno anticipi e posticipi in anticipo, se tu devi vendere un prodotto si deve sapere quando si gioca. L'anno scorso, il giorno prima della partita, quello che non si sapeva. Nella Premier, perché la Premier si è sviluppata? Al di là del discorso Thatcher, che ci ha messo anni. Perché è una serie meritocratica, cioè, tanto per fare un esempio, non è scontato che tu guadagnerai determinati soldi, perché tu puoi essere anche il Manchester United o il Manchester City, se arrivi ultima prendi meno soldi dell'Leicester, e questo è uno stimolo a fare meglio, perché sai che se investi puoi ottenere qualcosa. Tutte le squadre sono considerate alla pari, anche a livello arbitrale, e poi ne parleremo dopo con Paolo di questo, perché andremo ad analizzare che cosa succede a livello arbitrale in Italia, sì, come stanno cambiando le cose, il valore degli arbitri, anche in senso VAR. Il valore degli arbitri, la credibilità del designatore e degli arbitri, e anche insomma cosa bisognerebbe fare per rendere credibile fra virgolette ed efficiente il VAR, perché mi pare che dalla prima stagione, quando è stato introdotto, no, 2017-2018, praticamente non è cambiato nulla e le cose sono peggiorate, quindi evidentemente andrebbe riletta. Ecco, parliamo di queste cose. Ma le vuoi le domande da casa? Vabbè, le voglio sempre, sì. Le vediamo, le domande da casa le vedremo. Anche però, per Massimo. Maurizio, per i nostri ospiti che ci saranno ancora, voglio dire. Massimo, quello che dico io, dimmi se non hai verificato anche tu questo parlando con chi magari nella Premier ci gioca o ci allena, è che tutto il sistema è più credibile rispetto al nostro, tutto meno aleatorio, tutto con più certezze, anche regolamentari, o sbaglio? No, non sbagli, guardi, vi assicuro che per esempio adesso c'è anche De Zerbi che allena di là, è un mondo completamente diverso ed è veramente, stanno in un altro pianeta, io vi assicuro, sono andato a vedere il Tottenham, allo stadio del Tottenham non è neanche paragonabile a uno dei migliori stadi che possiamo avere noi in Italia, è uno stadio straordinario. Non solo, ti faccio questa domanda perché io l'ho avuta questa sensazione, quando vai a vedere una partita del Tottenham, del Liverpool, del Manchester, chi ti pare,
ci vai con l'idea di andarti a vedere uno spettacolo e hai un posto a sedere degno di un teatro e di uno spettacolo? E stai tranquillo. Sì, Maurizio, perché non solo a livello di entrata c'è un qualcosa di straordinario come non c'è in Italia, ma quando tu entri in questo stadio, per esempio, dove giustamente tu dicevi ti siedi, c'è il posto segnato, qualsiasi posto, non perché c'è il posto che vale meno, non è segnato, ma detto questo, c'è anche l'infrastruttura, ci sono quattro schermi enormi, ma enormi, giganteschi, c'è uno spettacolo alla fine. Scusa Massimo. Fanno vedere i gol al replay, indicano il VAR, cioè delle cose che secondo me oggi, per esempio, cito le due squadre di Milano, a San Siro non è neanche paragonabile. Scusa Massimo, sei molto più show. Posso farti una domanda seria che spariglia un po' le carte? Visto che parlavi di essere andato a vedere il Tottenham e visto che è un argomento che interessa tanto e visto che le cose le sai, ad oggi le percentuali che torni Conte alla Juve quante sono da 1 a 100? Scusa, non è una domanda banalissima. Credo che ci siano un po' di persone interessate a sapere questa cosa, quantomeno a capire qual è lo scenario. Io vedo una faccia da furbetto comunque in Massimo. No, ma a me no, deve mi risponde, ma lui lo sa. No, ma lui risponde. Lui risponde, io gliel'ho chiesto apposta, perché sa le cose, quindi. Però devi dire quante percentuali di rinnovo col Tottenham, prenderla alla larga, invece no, le domande si fanno così, Massimo. No, ma hai ragione Paolo, il problema sai cos'è? Il problema è che mi sono già preso una tirata di orecchie perché mi stanno dicendo che parlo troppo e che nel parlare sicuramente associano molto quello che dico alle idee e alle decisioni di Antonio, quindi non mi permetto di entrare in questo argomento Paolo, perché io so che lui è concentratissimo a cercare innanzitutto di qualificarsi in Champions e deve pareggiare a Marsiglia domani almeno e poi sta cercando di entrare insomma nel discorso delle prime quattro, che in Inghilterra è veramente difficilissimo, perché come hai visto anche tu, il Brighton ha battuto il Chelsea, il Bournemouth fino a un quarto d'ora dalla fine vinceva, o 20 minuti alla fine vinceva. Posso dire una cosa Maurizio? Guarda, la sintesi di quello che dice Brambati è stato cazziato, l'ha detto anche lui. Quindi siccome non ha mai siccome non è mai stato finire, tu non lo fai mai finire. No, sai quello che diceva? No, prima sta pensando alla Champions. No, ma non ci arrivava. Sta pensando al quarto non ci arrivava lì. E poi a cosa mettere in valigia? No, ma non hai fatto finire. Esatto. Tu hai sbagliato la domanda. Nella non risposta perché l'hanno cazziato. C'è la risposta, la presa troppo alla larga. Devi dire Massimo, ma i tifosi devono fare fagioli alla Pirlo, prenderanno Milinkovic. Ecco, cioè non è da Brambati sta risposta, quindi vuol dire che la cosa è seria. Adesso reagisco in maniera diversa, Brambati. La cosa è seria. Ma che tu sappia, qual è la lista della spesa che ha fatto Conte? Così gli tira le orecchie un'altra volta. Ma con la Juve. Non importa, così non gli tirano le orecchie. Però tanto da quello che ha fatto, da quello che spende, si capisce. Puoi far finta che sia saltato il collegamento, Massimo. Esatto. frizzati. No, adesso fa come sa che adesso già come proietti, no, che parla e non si sente, no? Che fa vedere che parla ma non si sente. Se vuoi io ti aiuto. Lui è sicuramente affezionato a quei colori, a quella società, a quella squadra. Quindi sarebbe sicuramente una gioia poter tornare lì, però in questo momento è troppo concentrato sul Tottenham, vuole raggiungere dei grandi risultati con questa squadra e sta facendo un lavoro importante, quindi è troppo concentrato su queste cose. Quindi al momento adesso ti faccio una domanda che prevede il litigio finale. Allora fagli la domanda con tutti quanti. Ma arriva, se arriva lui va via Andrea Agnelli oppure accetta anche quello? Ma io queste cose qua come faccio? Io non mica hanno fatto pace, ragazzi.
Però c'ha quel sorrisino lì, Massimo Brambati. Secondo te, Claudio? No, dobbiamo andare in pubblicità. Grande ripresa? Oppure perché state piangendo qualche giocatore che non torna più? A me venendo qua si è accesa prima la spia gialla, quella delle candelette, e poi quella proprio del motore fissa. Quindi la ripresa, la macchina, non ce l'ha più. Però invece Michele un po' di ripresa ce l'ha. Parla con lui, che ne ha vinto. No, secondo me, allora, 6 su 7, ma la settima è il 3-3 leggendario di Barcellona. Secondo me, dai, non puoi accostare oggi come momento l'Inter alla Juventus. Perché ripeto, la Juventus è il secondo anno di Allegri alla ricerca di un'identità, ha mezza squadra fuori. L'Inter era alla ricerca di quello che aveva avuto l'anno scorso, quindi sono due situazioni completamente diverse. In più la Champions, poi è vero che come l'anno scorso ad aprile c'è Juventus-Inter all'orizzonte e la Juventus ha ancora la possibilità di sorpassare l'Inter, quindi vuol dire che l'Inter qualcosa di male l'ha fatta. Però voi avete una cosa in comune, lo sai Michele, una cosa importante, no, ce l'avete. Il tavolo. A parte il tavolo che state condividendo, no. Cioè, Lukaku che sembrava fosse tornato e invece di nuovo stop. Pogba, non ne parliamo. Quindi è un problema. Vabbè, niente comune, lui ce l'ha uno e ce l'ho 12. Non c'è proprio niente comune. Guarda, hai visto che l'hai tirato fuori questa cosa di Lukaku? Ti faccio vedere una piccola clip, perché sembra che un fulmine a ciel sereno. Invece c'era chi già sapeva che nell'aria c'era qualcosa che non andava. Immagino. È vero? Andiamo a sentire la regia. Riproponiamo un qualcosa che è successo un po' di tempo fa. Massimo, guardala. Tra le altre cose mi dicono che c'è una condizione fisica scadente dovuta al fatto che probabilmente l'anno scorso, essendo molto pesante e non avendo giocato con continuità, ha poi patito. Se cioè lui è proprio arrivato già. È già arrivato in condizioni non buone. Secondo me a oggi è un rischio far entrare Lukaku, perché hai buone probabilità che si possa far male. Perché? Perché la condizione fisica non è ottimale, non solo l'infortunio. L'infortunio può essere anche clinicamente guarito, ma se tu non stai bene a livello atletico cosa fai? Porti l'intensità del tuo fisico e quindi del muscolo che si è fatto male sopra quello. Certo. Esatto. E questo era il 20 di ottobre, tra l'altro c'ero anche io con Massimo quando l'ha detto. Oh, è successo Massimo, quello che hai detto, tac, così è stato. No, ma guarda, io non è farina del mio sacco, ti dico la verità, nel senso che io sono stato operato dal medico dell'Inter quest'estate. Dottor e naturalmente Volpi. Avendo avuto il dottor Volpi, avendo avuto un intervento abbastanza importante, devo fare dei controlli e quindi ogni tanto ci vediamo. Lui è un amico storico, e insomma mi aveva dato questa informazione per cui c'era il rischio. Lui mi aveva addirittura detto se rientra ci sono 50 probabilità su 100 che si possa rifar male. Naturalmente io non potevo sapere questa cosa se non attraverso un medico che peraltro è veramente straordinario, perché mi ha rimesso in piedi, mi ha ridato vita e linfa nuova. E però quindi ringrazio. Posso dire una cosa? Secondo me queste operazioni dei club italiani, no, che pensano sempre di essere sempre più furbi degli altri e non vanno mai a trovare in giro giocatori giovani, meno costosi, meno rischiosi, meno esosi, cioè secondo me è una roba che dovrebbe finire, perché operazione Lukaku all'Inter non buona neanche in partenza, adesso sei infortunato. Ma però perché dici Paolo? No, era aspetta, fammi finire. Però non era difficile ipotizzarlo, giocatore con una fisicità particolare che è stato bene fisicamente solo nelle due stagioni, solo con Conte e Pintus che l'hanno fatto lavorare in un certo modo, quindi scelta secondo me, no, ma sono scelte senza fantasia. L'Inter con Lukaku, la Juve che va a prendere Pogba e Di Maria, Pogba davvero, ne parlavamo prima, 100 assenze in 6 stagioni, ma cioè voglio dire, ma è possibile che pensiamo di essere più furbi e poi siamo i più stupidi? Perché poi queste operazioni cioè costano di ingaggio, costano di prestito oneroso in caso di Lukaku, cioè secondo me la politica furba
per rilanciarsi, visto che parlavamo prima a livello della Serie A, la sostenibilità, eccetera, ma l'ha fatta il Milan in questi anni. Beh, però l'ha noi fatta molto, il Napoli. Lo diamo molto bene al Milan, no, Paolo, ma se andiamo a vedere i giocatori, no, però, è il Napoli quella che ha fatto i capolavori. Napoli di più. Scusami Federico. No, è finita Maurizio Monza, passa il Bologna, dunque 2-1 in rimonta, perché Petagna al 57esimo aveva portato in vantaggio il Monza su rigore, e poi però... 3 minuti dopo il pareggio di Ferguson, e nel finale, a un quarto d'ora dal termine, Orsolini segna il 2-1, risultato importante perché... Com'è la classifica, Federico? Possiamo vedere la classifica, il Monza resta a 10 punti, quindi fuori ancora dalla zona più calda, però comunque ancora diciamo in quel range di classifica. Direi che il Bologna, con queste 2 vittorie di fila, perché sale, c'è anche stata... quella contro il Lecce di domenica scorsa, fa 6 punti e si tira fuori da una situazione che non era bella. Tiago Motta sta ingranando. Volevo dire Michele, un'ultima cosa, quindi non ero fissato sull'Inter, ho parlato della Juve, secondo me anche l'operazione della Roma con Dybala, poi hai visto come è andata a finire. Cioè, ma basta sempre con i soliti giocatori, con le solite minestre, ma che andassero in giro a scoprire talenti come ha fatto il Napoli, però, con Baraschelia, però, dai, Paolo, scusa, o investi su Raspadori che hanno 2000. Mettiti nei panni, non facciamo... ma qui è un dato di fatto, puoi non essere d'accordo, ragazzi... È un dato di fatto che quest'estate, quando un giocatore che hai venduto a 113 ti ripresenta l'occasione di riprenderlo in prestito a 8, che sai che ha fatto la coppia che ha fatto sognare tutti, e Inzaghi quando l'hanno usata... l'hanno portato via perché lui ha voluto andare, e l'anno dopo torna e vuol tornare, e un gol che dove ti serve una porta libera, che se non segni sei un pazzo scatenato. È un'operazione furba, però Paolo, tu lo giudichi adesso perché ha avuto per la prima volta nella sua carriera un problema muscolare grave 2 mesi ma fa. Ma quando era lo United, e se Lukaku fa vincere dei trofei, quando era lo United ha avuto gli stessi problemi nelle 3 stagioni, 3 credo, vado a memoria, lo United, è uno che ha sempre reso poco. No, con Conte Pintus ha fatto bene. No, io è il record qui, man del Belgio in nazionale. E ma non puoi difendere a prescindere una scelta dell'Inter. No, dai, ma non è una scelta difficile, cioè, da difendere. È una cosa che è assurdo attaccare. E poi dov'è, scusami, la furbata di aver preso un giocatore ma mi puoi che intanto non è Lukaku, tuo? Non è tuo. Lo devi ritrattare e all'ordo. Ma già un mezzo accordo. Quanto costa all'ordo? 11 milioni su ingaggio. È una roba furba? Sì. All'ordo. È una bella operazione. Se mi fa vincere, sì. Ah sì, ma non certo gioca. Sì, ma non gioca perché si è rotto. Ma perché si è rotto? Ah, ma perché è uno che ha il curriculum, che ne so, di Pogba o di Dybala, ma per niente proprio. È uno che non si è mai rotto. Non ha il curriculum di Pogba e Dybala, però si avvicina abbastanza. Ma io Paolo, torna nel contesto estivo quando è stata fatta l'operazione. No, a me no. Uno che diceva una cosa del genere, no. Era una cosa che nessuno avrebbe mai A me queste robe di ritorno non appassionano. Ma può essere il tuo parere? Giocatori costosi, onerosi. Può essere un parere. Rispettabilissimo, però non puoi far passare che quest'estate non era un affare riprendere in una situazione economica come quella dell'Inter difficile, perché andavi da Scamacca e ti chiedevano 40, andavi da Raspadori e ti chiedevano 15, no, è meglio il giovane, o è meglio rifare Lukaku Lautaro, che avevamo visto ci poteva far fare Misaghetto. No, è una visione. Vabbè, io alla ripresa del campionato Inter-Napoli voglio Lukaku Lautaro. È troppo orientata sull'Inter questa visione. Ma no, ma tu non hai visto l'aria che si respirava a San Siro quando solo si è riscaldato col Victoria Pölzen. Guarda, cioè Lukaku era una storia interrotta. Io ti dico una roba. Se anche Massimo Brambati ti dà ragione, vado via. No, ma non è una questione di ragione avere torto. Vabbè, allora Marotta non capisce niente per te, Paolo. Ma sbaglia anche lui, Sbaglia anche lui. Su questa di Lukaku un gol alla porta. Sbaglia anche lui, come ha sbagliato a prendere Gosens. Come ha sbagliato a prendere Gosens. Ma non è che Marotta sbaglia chi non lo fa giocare. Non è che Marotta è la Madonna di Lourdes. No, però adesso ha spostato un po' gli equilibri negli ultimi 3 anni andando da una parte all'altra. Vabbè, ho capito. No, guardiamo i fatti. Io la vedo da un piano, l'ho visto. Guarda, che hai fatto una domanda a Massimo, gliela giro in quest'altro modo. Se tu sei Marotta e devi scegliere tra Lukaku e Dybala, Lukaku in prestito e Dybala che diventa un tuo giocatore a tutti gli effetti, quindi col tuo cartellino,
che può anche essere rivenduto un altro giorno. Ma io non prendevo nessuno dei due. Ma non lascia perdere, due. Questo è un altro discorso. Ma Dybala hai visto, tecnico. No? Ma Dybala, io sto facendo un discorso societario. Ma Dybala hai visto? Cioè gioca un terzo di un campionato sempre. Oh, ma siamo i più furbi in Italia. Paolo, ma Lukaku non sposta gli equilibri, secondo ma Dybala, te? Ma Dybala non aveva un'offerta all'estero, che mi diceva Maurizio. Massimo. Non aveva un'offerta all'estero Dybala. No, vuol dire che siamo i più stupidi, non i più furbi. Non aveva un'offerta, ma gli altri dove sono? Terzo mondo? No, io sono più dalla parte di Paolo Bargigia, perché secondo me non esistono solo Dybala e Lukaku. Ragazzi, cioè, il Napoli ha insegnato quest'anno ed è primo in classifica non solo con Kvaratskhelia, ma anche col difensore, il difensore Kim. Centrale, Kim. Che, esatto, il difensore centrale coreano. Io l'ho visto giocare due o tre volte, ma ragazzi, questo qua ha un'intensità di piede, di gamba inimmaginabile. È un mostro. Anche Oliveira è una buona operazione. Cioè, no, ma capisci Massimo, esatto, qui purtroppo ci noi sono dei giocatori, siamo provinciali. Io dico, siamo provinciali. Se hai lo scouting bravo, io ti racconto questa. Appena arrivato Paratici a Londra, subito dopo, non tanto tempo dopo, circa ottobre, è arrivato Conte con tutto il suo staff. Mi raccontava Stellini che Paratici ha chiamato, dopo due giorni che era arrivato Conte, ha chiamato Stellini da una parte e gli ha dato un giocatore da seguire, che era questo Giorgiano, e gli ha detto: dimmi che cosa ne pensi di questo Giorgiano. Ed è al Tottenham, che può spendere un sacco di soldi. Stellini preso ha detto, Napoli, per me da prendere l'ha preso subito, il Napoli. Per me da prendere subito. L'ha preso il Napoli a 9 più 2, a 9 più 2. No, ma a me sì, quello che fa male. Ha preso il Napoli perché è andato. Ma no, andato. Non è vero, perché l'ha detto Napoli, anche la coppia Lukaku Lautaro. Fatemi sentire perché è andato. Ma meno male che non se la può permettere. Male, potete farlo finire un attimo, così capiamo intanto la storia. Ma scusa, ma lui dice che non se la può permettere, ma meno male. Infatti il Napoli è il conti in attivo e l'Inter è sfasciata. Ma che c'entra? Ma cosa vuol dire? Ma non è il Monopoli, no. Ma l'Inter viene da tre trofei, viene da un secondo, primo, secondo. Sì, però impiccata. Sì, ma per altri discorsi. E mi pare che anche ereditati. Zanga abbia detto che cercheranno di rafforzare l'area scouting, perché il calcio va verso... Io non sono ancora riuscito a capire perché l'ha preso il Napoli. Ce lo stavano raccontando, magari riusciamo a capire. Se no continuava a prendere Lukaku, Dybala, Pogba, sempre quelli lì. Ma anche Skriniar e Bastoni l'ha preso l'Inter. Massimo, ci spieghi perché l'ha preso il Napoli? Ma non è una critica all'Inter, ai dirigenti italiani. Abbassate un attimo il volume di Paolo e di Michele, che così capiamo perché l'ha preso il Napoli. Massimo. No, praticamente il proprietario del Rubi Kazan, che era... Il proprietario del cartellino aveva già ricevuto un'offerta tra virgolette di un precontratto dal Napoli, quindi quando si è mosso Paratici era già, diciamo così, secondo. Il problema è che poi che è scoppiata la guerra, e in quel momento il presidente Rubi Kazan ha deciso in fretta e furia di mettere nero su bianco, diciamo, di formalizzare quel precontratto. E quindi il Tottenham è stato bruciato, non ti voglio dire per la guerra, ma sicuramente la guerra ci ha messo del suo nel poi andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Ora che abbiamo possiamo rialzare, non si può, te lo giuro, non si può. Ma ti fai proprio 10 secondi, un secondo. Onana parametro 0, De Vrij parametro 0, Çalhanoğlu parametro 0, Lukaku in prestito, Lautaro 25, Dumfries 12, Çalhanoğlu in Mkhitaryan. Ma non devi fare detto stampa dell'Inter. Ma non hai detto stampa, sono fatti. Ho detto basta. Quando mai vi ho dato la parola? Mi avevi promesso un secondo pubblicità. Torniamo con il VAR, state lì.